la comica piemontese di nuovo al centro delle polemiche. Ecco il motivo. Per alcune settimane i telespettatori non vedranno più Luciana Littizzetto perché che tempo che fa di Fabio Fazio è in pausa. Lo show domenicale di Rai 1 tornerà in diretta dal 20 gennaio 2019. Nonostante questo, la comica è al centro dell'attenzione mediatica per un'altra vicenda. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Luciana Littizzetto possiede più di 20 case. Su il quotidiano Il Giornale, il giornalista Stefano Filippi ha fatto un'indagine su Luciana Littizzetto facendo una scoperta incredibile. A quanto pare la comica piemontese ha un vero e proprio impero immobiliare, in quanto possederebbe 21 case tra Torino e Bosco Nero e un appartamento al centro di Milano. L'artista ha inoltre 25 anni di carriera tra televisione, radio, teatro, libri e pubblicità e riuscita a guadagnare delle belle somme. Quindi la torinese ha deciso di investire il suo capitale acquistando degli immobili che a sua volta le generano altri soldi. La prima casa la comprò 20 anni fa, ovvero nel 1998, con i proventi della popolarità raggiunta dopo anni di gavetta grazie a programmi come Mai dire gol, Ciro e il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, Tre uomini e una gamba. Luciana Littizzetto. Ecco dove sono dislocati i 22 immobili. Quasi tutti gli immobili che appartengono a Luciana Littizzetto sono posizionati nella parte alta del Po. In zone lussuose e residenziali dove affittarla costa un occhio della testa. Addirittura su Il Giornale sono stati riportati tutti gli indirizzi delle abitazioni della comica torinese. 3 e 5 vani dietro Corso Casale, 3 case di lusso in 3 palazzi differenti lungo via Villa della Regina per complessivi 27 vani più 2 autorimesse. Ma non è finita qui, visto che ci sono anche altri appartamenti e garage tra Corso Quintino Sella, via Buttigliera, via Casal Borgone, via Cavalcanti e via Molino Colombini. L'unico immobile lontano dai cosiddetti parioni torinesi è nel quartiere San Donato, luogo dove è cresciuta,